La parola magica è deflazione. Salve a tutti, Marco Casario qui e stiamo andando incontro ad un periodo di deflazione. Ragazzi, la deflazione è l'opposto dell'inflazione, quindi quando c'è deflazione vuol dire che l'inflazione sta andando verso il territorio negativo, quindi c'è un diffuso calo dei prezzi. E perché la deflazione comunque può portare dei rischi? Perché ovviamente la prima osservazione che uno potrebbe fare è è positiva la deflazione perché vuol dire che il mio potere di acquisto aumenta. In realtà la deflazione fa scattare un circolo vizioso per cui, visto che i prezzi tendono a diminuire, il consumatore che cosa è tenuto a fare? Si sente di aspettare e rimandare gli acquisti perché nota questo calo dei prezzi e quindi tende a non consumare, a aspettare, rimanda le proprie spese, i propri acquisti perché spera di ottenerli e comprare quindi ad un prezzo minore e quindi praticamente viene bloccata completamente la parte di consumer spending. Quindi per questo il Giappone lo sa bene, perché il Giappone tra gli anni 90 e i 2000 ha affrontato 10 anni di profonda e importante deflazione. Ma perché stiamo andando incontro alla deflazione nonostante, molti di voi sul canale potrebbero pensarlo, c'è questa grande iniezione di liquidità da parte delle banche centrali che stanno comprando obbligazioni, titoli di Stato, corporate bond addirittura, e poi ci sono tutti gli aiuti governativi, c'è l'helicopter money, quindi il governo sta dando soldi ai cittadini direttamente nel loro portafoglio per aiutarli a supportare questa crisi economica. Allora, cerchiamo di capire, e quindi questo dovrebbe portare a che cosa? Ad un'iperinflazione, perché c'è più moneta circolante. In realtà, come vi ho detto qua sul canale, le banche centrali quello che aumentano con i tassi di interesse e con il quantitative easing è la base monetaria. Non necessariamente la base monetaria si trasforma, o meglio, in una parte minore si trasforma poi in moneta circolante, che potrebbe infatti portare ad una inflazione alta e addirittura all'iperinflazione. Secondo me non è quello il pericolo a cui andiamo incontro nei prossimi mesi soprattutto, è invece il contrario, è proprio la problematica contraria. Come ha detto Lagarde, presidente Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, questa contrazione che c'è stato dal punto di vista economico, questo shock che è stato creato tra domanda e offerta, perché praticamente la pandemia, ragazzi, ha fermato completamente il ciclo produttivo di moltissime aziende e di moltissime materie prime e quindi l'offerta si è interrotta. D'altro canto, non potendo più uscire di casa in molti paesi, e si è anche contratta che cosa? La possibilità di spending, quindi il consumer spending è sicuramente andato in basso. Quindi questo è quello che ha effetti negativi sull'inflazione. È proprio questo shock che questa pandemia ha creato, che è diverso dalla crisi e dalle recessioni che abbiamo avuto nel passato, 2001 e 2008, solo per citare le ultime due. Quindi a che cosa bisogna stare attenti? Allora, innanzitutto fate attenzione ad una cosa: il Fondo Monetario Internazionale ha agito per la prima volta, ha diminuito le stime sull'inflazione. Di solito da stime di inflazione da qui a 5 anni le ha ridotte al 2021. Questo che cosa, come lo traduciamo? Qual è il segnale che ci deve arrivare? Che probabilmente c'è grande incertezza. E questa grande incertezza com'è che si mette sui mercati? Che cosa significa dal punto di vista dei mercati finanziari questa incertezza? Vuol dire bassi consumi, e quindi, come vi ho detto prima, si consuma di meno, e vuol dire soprattutto bassi investimenti. Bassi investimenti e quindi vuol dire che di nuovo le persone sono meno tenute, i consumatori sono meno tenuti, i cittadini sono meno tenuti a investire. Investire in che cosa? Investire vuol dire, ragazzi, nella propria attività, in una nuova attività di business, vuol dire investire anche dal punto di vista speculativo sui mercati. Quindi perché questo? Perché molti cittadini hanno visto perdita del lavoro, sono in cassa integrazione, è stata ridiscussa la loro posizione e il loro salario, il tasso di disoccupazione altissimo e tutti i dati sulla produzione industriale, il CPI, oggi abbiamo visto il valore storico anche sull'eurozona, la produzione industriale è arrivata a meno 11,3%, ne ho parlato oggi proprio sul mio canale Instagram, dove insomma cerco di tenervi aggiornati su questi dati macroeconomici. Iscrivetevi a proposito se non siete iscritti.
UK, anche UK ha comunicato il GDP, il prodotto interno lordo in Gran Bretagna, che è andato meglio di tante altre nazioni, Italia compresa, Francia compresa, ma che comunque ha avuto una contrazione del meno 2%, 2, qualcosa per cento si aspettava, diciamo migliore delle aspettative, perché si aspettava un meno 2,6%. E poi oggi c'è stata questa comunicazione, adesso finisco il video, lo pubblicherò sul canale Instagram, questa comunicazione da parte della IATA, IATA, che è diciamo, l'organo mondiale che raggruppa un po' tutte le compagnie aeree, che ha detto che i voli e in generale il mercato dei trasporti aerei ci metterà 3 anni a rimettersi in piedi e a recuperare al 100% lo shock che ha subito. E noi trader e noi investitori tutti questi pezzi li dobbiamo mettere insieme e ce li dobbiamo aver chiari, non per avere paura e non sapere cosa fare, al contrario, per usare queste informazioni a nostro vantaggio. E se seguite il mio canale ormai capite che cosa intendo, capite meglio che cosa intendo dire quando intendo dire usarle a nostro vantaggio. In che modo? Andando sui mercati e sapendo meglio come muoversi, dal forex, il mercato valutario, perché le currencies ovviamente avranno un impatto rispetto a queste notizie, sul mercato delle materie prime. Proprio questa mattina ho pubblicato il video in cui parlavo dei live cattle, del mercato del bestiame delle materie prime, ma non è l'unica materia prima, guardate che cosa è successo al petrolio, capito? Possiamo usare queste informazioni a nostro vantaggio. Ragazzi, chiudo dicendo, la Federal Reserve poco fa, proprio qualche ora fa, Powell ha comunicato, c'era grande aspettativa per la possibilità di una comunicazione in cui si parlava di tassi di interesse negativi per la Federal Reserve, non c'è stata, non se ne è parlato per niente nel discorso di Powell, nonostante Trump anche su Twitter aveva detto forse è il caso che la banca centrale americana accetti, abbracci tutti quanti i vantaggi di avere tassi di interesse negativi. Magari faremo un video a parte, mettetemi un like ragazzi se siete interessati ad approfondimenti su che cosa vuol dire andare a tassi di interesse negativi. E spero che con questo video vi abbia spiegato un po' quali sono i problemi della deflazione e perché stiamo andando in questo momento incontro ad una deflazione piuttosto che ad un'iperinflazione nonostante la liquidità inserita e immessa sul mercato. Lasciatemi un commento per dirmi se tutto è chiaro, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!